Al centro sportivo Bottagisio sfida dal profumo di Serie A nell'amichevole tra Chievo, Verona ed Inter. Il Chievo di Mister Barella scende in campo con Zuaghi, Aidù, Nitri, Fabian, Rigo, Corradi, Giona, Bovo, Franzoni, Marcolini e Garnero. L'Inter di Mister Fusaro si schiera con Prone, Bigoni, Corsini, Liserani, Pezzella, Roversi, Rastelli, Stankovic, Cerlesi, Griso e Grossi. Al quarto Garnero serve in contrapposizione ai Duke e crossa. La palla attraversa tutta l'area e Giona la rimette al centro. Prone respinge, Franzoni tira, ma Prone con uno scatto felino blocca la sfera. Al nono Franzoni a centrocampo controlla e serve un filtrante per Giona, che entra in area e trafigge Prone per il vantaggio del Chievo. All'undicesimo Giona restituisce il favore a Franzoni servendolo lungo l'out di destra. Entra in area, dopo aver superato Roversi, tira, Prone respinge. Tredicesimo, Stankovic serve Grossi che mette un cross al centro, Cerlesi tocca la palla ma Zuaghi para a terra. Al diciottesimo Garnero serve Franzoni che dal limite prova a superare Prone con un pallonetto, la sfera termina alta sulla traversa. 25esimo, punizione di Stankovic, Zuaghi para in due tempi. 27esimo, punizione di Restelli, Pezzelli schizza di testa, Zuaghi blocca. Un minuto dopo Giona crossa dalla fascia per Garnero che tira al volo. Prone compie un grande intervento ma sulla ribattuta è Lesto Nitri a ributtare la palla in rete per il raddoppio. Nel secondo tempo sostituzione per entrambe le squadre. Per il Chievo entrano Gobbo, Caprile, Cielo, Biasin, Buccella, Giannotta, El Haddad, Mastella, Pasquariello e Caliendo. Per l'Inter entrano Del Vecchio, D'Addesio, Guercio, Pini, Casa, Di Palma e Rosa. Al sesto Stankovic ci riprova da calcio di punizione, ma la sfera termina alta. Al nono l'arbitro ammonisce Restelli. Tredicesimo, punizione di Pini che sorvola tutta l'area e giunge a Liserani che tira il volo di sinistra e colpisce il palo. Caliendo spazza. Un minuto dopo Casa si spinge fino al limite dell'area e fa partire un tiro che termina al lato. Quindicesimo, D'Addesio mette al centro un cross che giunge a Rosa. La sua conclusione si spegne tra le mani di Zuaghi. Diciannovesimo, ancora Casa si inserisce al centro del campo, fino al limite dell'area. Stavolta la conclusione termina di poco alta sulla traversa. Al ventisettesimo di nuovo Casa ci riprova. Stessa sorte della conclusione precedente, il tiro è alto sulla traversa. Al trentesimo punizione di Caprile che colpisce la barriera, Del Vecchio blocca. Trentaduesimo, Pasquariello batte una punizione che raggiunge Rodella sul secondo palo. Il suo colpo di testa finisce a Giannotta che si trova in posizione di fuorigioco. Angolo dell'Inter. La palla giunge a Stankovic sul palo opposto. Tiro al volo e Zuaghi respinge. Pasquariello anticipa ad D'Addesio pronto a colpire in rete. 36esimo. Casa crossa in aria dalla fascia sinistra. Rosa tira due volte ma Gobbo alla fine riesce a spazzare. Partita intensa. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto, mostrando buon gioco ed offrendo agli allenatori ottimi spunti di riflessione. Le squadre si ritroveranno sicuramente il prossimo anno nel campionato giovanissimi nazionale.